Troppo buone le zucchine gratinate ripiene con prosciutto e formaggio filante. Buongiorno a tutti amici, io sono Francesca e questa ricetta è la prima che pubblico nel 2023. Ne approfitto per augurarvi davvero un buon anno a tutti, che sia davvero un anno speciale, ce lo auguriamo. Siete pronti? Iniziamo a cucinare insieme. Per preparare queste zucchine, la prima cosa da fare sarà quella di lavarle e di tagliarle a metà. Per quanto riguarda le quantità, naturalmente regolatevi in base ai commensali. Io in questo caso ho tagliato 5 zucchine. Le tagliamo a metà, le mettiamo in una teglia coperta con carta forno, un pizzico di sale e lasciamo cuocere a 200 gradi per 20 minuti. In questo modo le zucchine manterranno le loro proprietà nutritive e come vedete quando le prendiamo le andiamo a svuotare con il cucchiaino la polpa è davvero morbidissima e non faremo nessuna difficoltà. La polpa delle zucchine farà parte del ripieno. Aggiungiamo un pizzico di sale, 4 cucchiai di pangrattato, pepe nero, prezzemolo tritato al coltello. Poi aggiungiamo 4 cucchiai abbondanti di parmigiano grattugiato fresco, un uovo intero per legare tutti gli ingredienti e andiamo a mescolare. Nel frattempo amici vi invito a lasciare un bel like a questo video e se non siete iscritti iscrivetevi e unitevi anche voi a questa meravigliosa famiglia di appassionati cuochini e cuochine. Se vi va mi trovate anche su Instagram e su Facebook, vi lascio tutti i link qua giù nel box informazioni. A questo punto ho disposto le zucchine, i gusci, all'interno di una pirofila. Spolverizziamo un pizzico piccolo piccolo di sale e dopo le andiamo a farcire utilizzando un cucchiaio. Come vedete con il dorso appiattisco bene, in modo che il ripieno non fuoriesca durante la cottura. Dopo sulla superficie mettiamo una bella fetta di prosciutto cotto e qualche dadino di provola. Continuiamo così fino a terminare tutte le nostre zucchine. Naturalmente, se preferite un altro tipo di salume, potete utilizzarlo. Per esempio, secondo me ci sta benissimo lo speck. Voi cosa ne pensate? Oppure, se siete vegetariani, naturalmente potete utilizzare semplicemente il formaggio. Alla fine spolverizziamo con un po' di pangrattato, senza esagerare. Giusto un filo d'olio e poi mettiamo in forno statico preriscaldato a 220 gradi per circa 20 minuti fino a che le nostre barchette di zucchine risulteranno belle dorate in questo modo. C'è un profumino incredibile in cucina. Questo è uno dei miei piatti preferiti. Lo faccio sia come antipasto oppure come secondo pasto. Insomma, è davvero un passepartout, va bene per tutto e solitamente piace moltissimo. Tutti faranno il bis. Spero che questa ricetta così semplice ma anche così golosa vi sia piaciuta. Adesso, come sempre, voglio farvi vedere anche l'interno. È davvero morbidissima e tenerissima. Guardate. Eccola qui la nostra barchetta di zucchina. Super, super golosa. Spero davvero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così, ricordate di lasciare un bel like a questo video e iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti.
tantissimi cari auguri di buon anno nuovo a tutti ancora. Ciao!